Ciao amici, adesso che siamo in quarantena, di andare in palestra non se ne parla. E come facciamo per dimagrire? Simona, cosa fai? Giri il coltello nella piaga? No, sto cercando delle soluzioni trendy e sane. Come prima cosa, potete fare a casa gli esercizi dei video di Serena che trovate in descrizione. E alla fine del video vi ho preparato un regalino per tenerci in forma anche se facciamo vita sedentaria. Comunque, adesso che siamo in quarantena e non possiamo muoverci più di tanto, per dimagrire e stare in forma diventa fondamentale un altro fattore, l'alimentazione. Bisogna mangiare sano. Uffa, io non ce la faccio. Sì che ce la fai. Spesso, infatti, facciamo esercizio fisico per poter continuare a mangiare troppo o male e oltre a essere una bella scusa per non cambiare abitudini, ci allontana dai risultati. Così non si perde peso. Nei miei video, articoli ed ebook dico sempre che la strategia vincente è quella sinergica. Vediamo allora insieme come ritrovare la forma fisica con un'alimentazione sana. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Decidere di ottimizzare l'alimentazione. Anzitutto bisogna prendere consapevolezza che è ora di migliorare le abitudini alimentari. La semplice attività fisica non basta se mangiamo in modo insano o sregolato, lo dice anche la scienza. Ad esempio, riprendere le stesse identiche calorie, se non di più, perse in un'ora di corsa è fin troppo facile. E adesso che siamo chiusi in casa, mangiare male rovinerà, in men che non si dica, gli sforzi fatti finora. Diventerebbe una fatica di Sisifo, una fatica inutile. Chi è Sisifo? Un uomo del mito, destinato a spingere un sasso in cima a una montagna per poi farlo cadere. Povero Sisifo, vado subito a liberarmi dei biscotti. 2. Fare un piano. Per cambiare alimentazione è necessario partire da un piano alimentare che poi andrà rispettato. Ogni cambiamento, per essere mantenuto nel tempo, ha bisogno di una tabella di marcia, altrimenti il rischio è smettere di mangiare sano dopo qualche giorno e tornare alle vecchie abitudini. Mettere giù un piano adeguato è cosa da esperti e non è un'azione che può essere improvvisata. Infatti lo stile alimentare va adattato al fisico di ognuno, meglio rivolgersi a un medico o naturopata esperto. Ho scritto una guida pratica per perdere peso in pochi semplici step, trovate il link in descrizione. Vi ricordo che potete richiedermi una consulenza per dimagrire senza dieta, info in descrizione. 3. Variare il menù. Una dieta ben bilanciata deve prevedere la giusta sinergia tra i diversi nutrienti e l'idratazione. Sono importanti sia i macronutrienti come proteine, carboidrati e grassi, sia i micronutrienti come vitamine e sali minerali. Infine, non bisogna trascurare l'idratazione e tenere conto di bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. 4. Movimento anche in casa. Anche se siamo chiusi in casa, in quarantena, possiamo trovare modi creativi di fare attività fisica. Va bene fare le scale, camminare dentro casa o appena sotto casa, mettere un po' di musica e ballare. L'importante è vincere la pigrizia e non farsi immobilizzare dalla depressione. Bene amici, oggi abbiamo visto come ritrovare la forma integrando attività fisica e sana alimentazione. Per tenervi in forma in descrizione c'è il link per scaricare il mio programma Detox. Depurare il corpo è fondamentale soprattutto adesso che facciamo vita sedentaria. È gratis, scaricatelo! Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su Abbonati al canale. L'alimentazione è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.